persona molto, molto simpatica, molto oltre a essere bella. E niente, io direi di caratteristico di Tenante, poi lascio spazio anche, agli altri, perché direi che è giusto. Grazie Felicia. Allora, invece io vorrei dare la parola alla dottoressa, ma io li toglierei questi titoli. Alessandra, ecco. La parola ad Alessandra. Alessandra, ci siamo conosciuti qualche anno fa, in un contesto particolare, perché io in un bel momento della mia vita ho deciso di dedicarmi alla politica. Ho sempre fatto politica, no? Però sempre un po' a immagine, ho deciso di entrare un pochino più nello specifico. E mentre venivo da una politica diversa, cioè quella romana, mi sono trovato catapultato all'interno di una politica di un piccolo paese, ma non piccolo perché a livello di estensione Castelnuovo di Porto è enorme, piccolo come mentalità. E devo dire che Alessandra mi ha aiutato tantissimo, è stata a fianco a me per tutti e cinque gli anni, e è stato un po' il mio angelo custode sulle cose, perché è una donna che è veramente molto 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 interessata alla politica e a questo suo obiettivo, che è quello di far sapere la gente. Allora Alessandra, la domanda dopo questo preambolo, poi mi dai 50 euro che mi hai promesso. Allora, dopo questo preambolo, diciamo, chi è Eleonora Cecere? Sono d'accordo con Felicia, forse il carattere dominante è la sua allegria, un'allegria contagiosa, ma non un'allegria conquistata, non è un'allegria superficiale, un'allegria forse proprio di chi conosce bene la vita, le sue difficoltà, e riesce quindi, come si dice, un po' a danzare sotto la pioggia, no? Ognuno di noi attraversa tante bufere, tante tempeste, ma la capacità di Eleonora è proprio quella di saper danzare sotto la pioggia, no? E di sapere anche in termini veramente letterari. E è una persona attenta al tutto della vita, attenta alla sua famiglia, attenta alla sua posizione professionale, attenta agli amici, quindi molto capace anche di guardare l'essenziale. Per me questo è molto importante in una persona, cioè quella di andare all'essenza delle cose. E se siamo diventate amiche, nonostante poi diciamo, un carattere, cioè abbiamo un filo conduttore fondamentale, siamo di Castelnuovo di Porto, ecco, non dimentichiamo, e io sono molto orgogliosa che viviamo nella provincia, una provincia molto spesso sottovalutata, perché ha tanti talenti, tante risorse, e ci sono anche altri amici che ne sono testimoni, e che ancora viene vissuta come marginalità. E invece è proprio dalla provincia che a volte vengono le idee migliori, vengono le idee innovative. Ecco, diciamo che veramente Eleonora è un orgoglio del nostro paese, no? E non ancora, secondo me, pienamente riconosciuto, però le persone che l'hanno potuto avere la possibilità di vederla recitare, vederla danzare, vederla con tutta la sua energia, ecco, piena di entusiasmo per la vita, che trasmette in ogni sua attività. E questo, secondo me, è la cosa più bella che io posso dire adesso, in questo momento. Grazie. E allora andiamo ad Eleonora Cecere. Eleonora Cecere, perché hai deciso di scrivere un libro? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, diciamo che sono molto emozionata, quindi mi perdonerete se io, se lei. No, allora, diciamo che arrivati ad un certo punto, dopo aver vissuto tante emozioni, tante cose fatte, sia nella vita, sia nel lavoro. Diciamo che io adesso a lacrima sul viso faccio la fine di Bobby Solo. No, sono molto emozionata, quindi diciamo che okay. E quindi diciamo che arrivato a un certo punto ho deciso di mettere nero su bianco tutto quello che in 45 anni ho vissuto e ho fatto. E così
due anni fa, perché questo progetto ci sono voluti 2 anni per scriverlo, perché le cose sono tante. Le cose da dire sono tantissime, e però qui abbiamo racchiuso momenti molto importanti sia della vita professionale e sia di vita personale. Quindi sono orgogliosa di aver scritto questo libro insieme alle persone che mi sono più vicine. E quindi che dire? Vabbè, dai, già questo è un momento così, lo so, Allora, Eleonora dice nel capitolo 1, parte, estate 2022, e dice: mi chiamo Eleonora, nasco a Roma il 10 ottobre del 1978, ho una sorella ed un fratello più grande di me. Mentre il fratello non c'è, la sorella è qui in prima fila, che sta piangendo insieme alla sorella. Quindi io, in un minuto, Alessia, se ce la fai ad arrivare fino a lì senza... Non ci arrivo, no. Ti abbasso di no, no. Allora, chi è Eleonora Cecere? Cioè, tu eri la sorella maggiore, la più grande, quindi l'hai sostenuta, l'hai... Vabbè, guarda fino a... Va bene, eccomi. Sì, ma alzati in piedi quando parli con loro. Ah, già stai in piedi. Vabbè, lì, guarda. Voi dovete sapere che questo è uno spottò che è durato tanto. Devo sempre su qui? Posso vedere? Sì, sì. Sì, sempre si abbassa. Allora... Cosa devo dire di mia sorella? Dura questa cosa. L'ho fatto venire apposta. Allora, mia sorella è una persona fantastica. Lavora da quando è piccola.